Don Luigi Ciotti. La legalità è insieme rispetto e pratica delle leggi. Non solo rispetto di norme imposte dall'alto, ma reciproca di una pratica quotidianità. Partiamo quindi dalle regole. Tutti o quasi concordiamo nel riconoscerne l'importanza, ma è anche vero che ci accostiamo ad esse in modi spesso diversi. C'è chi le rispetta per scelta morale, perché ci crede, ci investe, le sente patrimonio collettivo e quindi anche suo. Chi invece lo fa per paura, senza convinzione autentica, perché teme altrimenti di essere scoperto e punito. E c'è chi lo fa per convenienza. Sono quelli che riconoscono solamente le leggi favorevoli a loro stessi e non si preoccupano di rispettare le altre. Fautori di una sorta di legalità sostenibile, cioè di un continuo compromesso tra lecito e illecito sulla base di interessi personali o di parte. Ad invocare la legalità sono quindi in tanti, ma non è detto che tutti intendano la stessa cosa, no? È una bandiera ormai abusata quella della legalità, soprattutto da chi poi non si fa scrupolo a calpestarla. Per non svuotare questo concetto del suo significato, dobbiamo allora restituire il giusto valore alla parola, riflettere sulle sue implicazioni più profonde. Per illegalità non bisogna solo pensare alle mafie e al crimine organizzato, ma a tutte quelle forme di illegalità verso le quali c'è meno attenzione. Piccoli e grandi reati diventati malcostume, espressioni di un'illegalità che è stata depenalizzata nelle coscienze. La crescita dell'individualismo, della tendenza a fare i propri comodi, di una libertà individuale che si afferma a scapito di quella collettiva, sono certo fattori determinanti dell'eclissi di legalità. A questi fattori va però aggiunto l'effetto negativo di certe testimonianze pubbliche. Chi ricopre un ruolo pubblico non è tenuto all'onestà solo in quanto soggetto etico che risponde alla propria coscienza, ma anche in quanto rappresentante del sistema sociale. Ha di fronte a sé una doppia istanza etica, individuale e sociale, perché deve rendere conto anche alla comunità. Per questo, certi atteggiamenti e comportamenti della classe dirigente hanno ricadute enormi sul senso di legalità. Da un lato rischiano di innescare l'imitazione di chi si autogiustifica perché così fan tutti. Dall'altro generano sfiducia, lasciano credere che le cose non cambieranno mai. La disperazione peggiore di una società, diceva Corrado Alvaro, è il dubbio che vivere onestamente sia inutile. Di leggi cattive abbiamo purtroppo molteplici esempi. Pensiamo solo alle leggi ad personam o alle misure sull'immigrazione. Espressioni di una legalità forte con i deboli e debole con i forti, ai quali assicura privilegi e zone franche di immunità. Una legalità che non è più strumento di giustizia, ma di potere, e che spesso legittima i propri abusi sollevando un problema di sicurezza. La sicurezza nasce dall'estensione dei diritti, cioè dalle responsabilità. Sicuro è quel contesto sociale dove ogni persona si sente accolta e riconosciuta nella sua dignità, dotata dei mezzi materiali e culturali per vivere, lavorare, amare, coltivare sogni e passioni. Una tedesca è la mafia, di Petra Reschi. Quando avevo 20 anni... mi sedetti su una Renault 4 arrugginita ed andai dalla zona della Ruhr in Germania fino a Corleone, solo perché avevo letto Il Padrino. Quando arrivai a Corleone, però, dopo 4 giorni di viaggio, rimasi abbastanza delusa. Non vidi niente di quel folklore che avevo letto nel libro, soltanto dei vecchi, degli anziani seduti lungo i bordi delle strade con le coppe, così me ne andai al mare. Poi ci sono tornata molti anni dopo, come giornalista, nel 1989, per raccontare la primavera di Palermo. Era poco prima della caduta del muro
e dappertutto si respirava un'aria di sconvolgimento, ed anche a Palermo si pensava di essere all'inizio della fine della sovranità della mafia. Falcone e Borsellino avevano istituito il maxi processo, dove 360 imputati furono condannati a 2.665 anni di reclusione. E fu anche il primo processo a non essere sistemato, come d'abitudine, ma che anzi, al contrario, vennero confermate le condanne ad ogni istanza. Ma poco dopo Giovanni Falcone e Borsellino furono uccisi. La vittoria del maxi processo era stata la loro condanna a morte. Io fino a quel momento avevo scritto soprattutto dei reportage su, chiamiamoli eroi, poliziotti che andavano in giro su auto blindate, magistrati, ma dopo quegli attentati cominciai a scrivere anche di vittime. Per esempio scrissi un libro su Rita Tria, la ragazza che raccontò tutto sulla mafia del suo paese, ma dopo aver saputo che Borsellino, il suo confidente, era stato ucciso, si gettò dalla finestra. E parlai anche della vedova di una delle guardie del corpo di Falcone, la cui immagine piangente è rimasta a lungo nella memoria degli italiani, quando in chiesa, durante i funerali, gridò: «Mafiosi, io vi perdono, ma dovete pentirvi». Poi imparai molto in quegli anni, e imparai quanto la mafia avesse in comune con un sistema totalitario, e come si è riuscita a dotare una persona qualunque di un superio, trasformandolo appunto da un nessuno a qualcuno, un mafioso. Poi cominciai a interessarmi anche dei complici e del ruolo delle donne della mafia. Le donne dei mafiosi in genere sono sempre state viste come delle vittime di padri padroni, mariti padroni, sempre pronti alla violenza. Beh, una valutazione completamente sbagliata. Io incontrai le donne dei mafiosi, quelle che avevano bruciato i vestiti dei loro compagni pentiti perché non ne sopportavano più l'odore, o quelle che avevano difeso a spada tratta in qualsiasi televisione l'onore dei loro mariti pentiti, come per esempio la moglie e la figlia di Mangano, di Vittorio Mangano, lo stagliere di Berlusconi. E certamente queste donne non avevano niente, assolutamente niente, del cliché delle donne di mafia. Dopo le donne incontrai anche i preti, non i preti antimafia che sono sempre più difficili da trovare, ma quelli che, come il padre Fittitta di Palermo, quelli che sono convinti, che ricevono le confessioni di mafiosi, spesso latitanti, convinti di essere al posto giusto e di esercitare semplicemente la giustizia divina che sovrasta quella terrena. Poi dopo gli eroi, le vittime colpevoli, i complici, eccetera, io imparai anche come la mafia stesse diventando sempre più invisibile. Nobile tra i nobili, intellettuale tra gli intellettuali, piccolo borghesi tra i piccoli borghesi. E così cominciai anche a scrivere sulla borghesia mafiosa e parlai di Berlusconi e del suo braccio destro, Marcello Dell'Utri. Nei 14 anni che sono seguiti agli attentati di Falcone e Borsellino, la maggior parte delle leggi antimafia sono state revocate e di fatto non esiste più la certezza della pena. Di sicuro non esiste più l'ergastolo e chi è condannato a 30 anni può essere sicuro che più o meno entro 7 anni sarà a piede libero. E quindi non ci sono più neanche mafiosi ribelli, cioè non vale neanche più tanto la pena di staccarsi. Poi scrissi anche di Salvatore Uffaro, presidente della Regione Sicilia, che per favoreggiamento alla mafia fu condannato in prima istanza a 5 anni e che recentemente, sabato scorso, è stata riconfermata la condanna a 7 anni e si trova attualmente a Rebibbia con il suo rosario. Ecco, Cuffaro si era tirato indietro dal suo incarico quando gli era stato proposto di entrare al Senato. Perché? Perché Cuffaro era quello che doveva rendere conto di fronte al Parlamento europeo dell'uso fatto degli incentivi europei, la cosiddetta Agenda 2000, quel programma di finanziamenti che tendeva ad eliminare i disequilibri tra le regioni e che finanziamenti che sono finiti direttamente nelle tasche della mafia, l'hanno assolutamente arricchita. Bene, adesso noi vi raccontiamo solo pochi esempi di eroi, di vittime, di carnefici e di complici. Molti di questi sono nomi resi notissimi dai nostri mass media,
ma alcuni di questi sono invece nomi totalmente sconosciuti ed ignorati, tra questi sono quelli che hanno detto di no. Procediamo con un ordine geografico, quindi cominciamo dalla Sicilia. Vittime: Rostagno, Dirino Giacalone e Laura Aprati. A Trapani, nell'86, il giornalista Mauro Rostagno riesce a farsi affidare una rubrica televisiva da un'emittente privata, l'RTC, Radio Telecine, dalla quale denuncia quotidianamente affari sporchi, commistioni fra mafia e amministrazioni pubbliche, facendosi beffe in modo ironico e disincantato del sentire mafioso, della mafiosità. Nel corso dei suoi programmi, Rostagno dà a tutti la possibilità di intervenire e di parlare senza alcuna censura. La gente chiama e parla della politica sporca, dei favori e degli affari al comune e alla provincia. Il suo telegiornale registra ben presto un altissimo indice d'ascolto. Il suo modo di denunciare, facendo nomi e cognomi di personaggi corrotti in affari con la famiglia, con la mafia, si attira presto le nemicizie della stampa e di uomini di potere. Il 1988 è l'anno della trasformazione. La mafia comincia a diventare impresa e Rostagno è un ostacolo. Mauro Rostagno non si ferma, fa nomi di mafiosi, collusi e politici corrotti. Muore per essere stato giornalista fino in fondo. Trapani è una provincia dove lo Stato da sempre è cosa nostra. Anzi, cosa loro. Trapani è la roccaforte della mafia conservatrice dura e pura. Ragazzino dodicenne che si avvicina alla cassa di un negozio per pagare il giocattolo scelto e la mano di un adulto che lo precede e gli sorride chiedendogli in cambio una sola cosa: mi raccomando, porta a casa i tuoi più cari saluti. Questa è una scena avvenuta nel 1974 al Castel Vetrano, Valle del Belice, provincia di Trapani. Quel ragazzino oggi è cresciuto. È il super latitante di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, 47 anni, ricercato dall'estate del 1993. L'altro, invece, è un insegnante, il professor Tonino Vaccarino, sindaco di Cide Paese, travolto negli anni 80, guardate un po', da un'indagine antimafia. Matteo Messina Denaro disprezza il modo di governare dei politici contemporanei. Parla di Bettino Craxi, rimpiangendo i suoi tempi e criticando la fine che gli hanno fatto fare. E conviene sul fatto che sorvertire ogni ordine delle cose sia in realtà la magistratura, i cui membri il giovane boss bolla come Torquemada da strapazzo e autori di un golpe bianco. Quindi risposte Matteo Messina Denaro ne dà tante. Parla di progetti politici come la revisione dei processi di mafia per ammorbidire il carcere duro e per l'abolizione dell'ergastolo, ovviamente. Matteo Messina Denaro ha cominciato la sua guerra allo Stato fin da piccolo. A 14 anni sparava, a 18 uccideva, a 31 metteva le bombe al nord, prima contro Maurizio Costanzo e la Chiesa, poi a Firenze, a Milano, adesso è inavvicinabile. È nascosto, gestisce una delle più grandi holding imprenditoriali del mondo. Non insegue più solo le donne, ma gli affari, gli appalti, le grandi imprese, perché quella di Matteo Messina Denaro è una latitanza che va avanti da 16 anni grazie a coperture eccellenti, come per esempio le soffiate del maresciallo dei Ross, Giorgio Riolo. È la vocazione ai rapporti internazionali che differenzia la mafia trapanese dalle altre. Matteo Messina Denaro si è guadagnato presto l'appellativo di ministro degli esteri di Cosa Nostra. Il suo patrimonio di segreti resta unico nel panorama mafioso. Sono stati i vecchi di Cosa Nostra, Totò Riina e Luchino Bagarella, ad affidargli il più importante archivio della mafia siciliana, quello che fu portato via in tutta fretta dalla casa Covo di Totò Riina il 15 gennaio 1993, qualche ora dopo l'arresto del padrino.
L'ascesa di Matteo Messina Denaro avviene proprio quell'anno. Voleva destabilizzare lo Stato, hanno raccontato i pentiti, cercando di costringere le istituzioni a scendere a patti. Quando le bombe cessarono, Messina Denaro meditò con Luchino Bagarella che era meglio seguire un'altra strada. Bisognava trattare, scendere a patti, parlare con la politica. Cos'è oggi la mafia trapanese guidata da Matteo Messina Denaro, lo ha detto la Commissione Nazionale Antimafia, che parla della più attuale Cosa Nostra come della mafia sommersa. Insomma, il terzo livello degli uomini d'onore, dove restano in auge i vecchi consiglieri e a disposizione i gruppi di fuoco. Per il momento fermi, inattivi. Eroi, una vita per la legge, di Laura Adrati. In questo mondo settecentesco, da 15 anni, lavora un pugno di uomini. Sono gli agenti della sezione criminalità organizzata della squadra mobile. Il loro obiettivo è stanare il latitante per eccellenza, Matteo Messina Denaro, e destrutturare, anno per anno, tutta la corte dei suoi alleati, delle collusioni, dell'omertà che lo proteggono. Nel 1984, a Trapani, nel locale liceo classico, nasce un giornalino, Il Pungolo, che si distingue per le battaglie contro la mafia. Tra i redattori, due giovani che poi si ritroveranno nella Polizia di Stato, Giuseppe Linares e Attilio Brocato. Qualcuno fece giungere nelle redazioni romane dei grandi giornali la fama di questi incoscienti. Qualche firma si prese la briga di capire. Qualcuno si chiese, ma perché rompono tanto? Cosa vogliono questi qua? E intanto il presidente Pertini li incontrava, invitandoli al Quirinale. Forse qualcosa di questi ragazzi il presidente partigiano l'aveva capita. La loro battaglia non si sarebbe fermata. Entrambi sono divenuti funzionari di pubblica sicurezza. Linares dal 1992 alla mobile di Trapani e Brocato a quella di Agrigento. È un lavoro di astuzia, di pazienza infinita. Non sono ammessi cedimenti. Spesso rinuncia ad arrestare un pesce piccolo per poter arrivare finalmente all'obiettivo principale. Notti passate ad ascoltare conversazioni, a sentire quello che i mafiosi dicono di te. Questo si è montato la testa, non lo fa per soldi e neppure per potere, ma che ha la merda nel cervello. Una guerra combattuta con pochi uomini, rinunciando al sonno, alle ferie, pagandosi la carta per la fotocopiatrice o il toner. Un lavoro duro, costante, senza sosta, che ha inferito duri colpi alla mafia trapanese. In un pizzino il latitante Matteo sfoga la sua rabbia. Questi, se continuano così, arrestano anche le sedie. Ed è vero, in 15 anni decine e decine di retate e processi, anni di intercettazioni, beni sequestrati per milioni di euro. Un lavoro che porta alla luce un tessuto sociale dove la mafia è un modo di intendere la vita. Uno sbirro per vocazione, di Laura Prati e Enrico Fierro. Diciamo che è un po' come in quelle famiglie dell'Ottocento. Il figlio maschio, l'erede, cui toccherà titolo e feudo, si presenta e dice: io voglio fare il prete. Ecco, io così ricordo quel giorno, no? Eravamo a pranzo, seduti a tavola. Mio padre, la mamma, mio fratello. Si parlava del mio futuro. Mio fratello era commercialista, come mio padre. Lo studio era ben avviato e c'era pane e lavoro per tutti. La mia strada era decisa, spianata e asfaltata dai sacrifici di papà. Cosa potevo pretendere di più? Io volevo fare il poliziotto. Volevo fare lo sbirro. Sì. E ci pensavo da settimane. Non riuscivo più a fare altro. Le macchine, la bella vita, l'università. Nulla valeva più ormai per me. Così io presi un po' di coraggio, sollevai la testa dal piatto e parlai. Mamma, papà, io ci ho pensato e vado a fare il poliziotto, sì, mi arruolo in polizia. Gelo. Mio padre parlò tanto, ma non mi convinse. Mia madre
Sapete, trattenne a fatica le lacrime perché in quegli anni la mafia non badava ai gradi, i poliziotti morivano e quindi rischiavo anch'io. Ora, perché ha vinto la vocazione e ho scelto il mestiere di sbirro? Rino Germanà, per me un mito, per la mia famiglia un caro amico. Rino era un poliziotto nato, un investigatore impareggiabile, e in quegli anni aveva messo le mani in una polveriera. Indagava sulla mafia, sulla Cosa Nostra di Trapani, di Alcamo, ma aveva capito che c'era un coperchio molto più grande da sollevare. Mafia, politica e massoneria. Era questo il coperchio. E allora mi portò con lui a Mazara del Vallo. E quello è il centro di tutto, mi disse. Ma devi farti il culo. 20 ore al giorno alle intercettazioni, la cuffia in testa ad ascoltare le telefonate di mafiosi e colletti bianchi. Perché io sono di Mazara e potevo capire la parlata. Il dialetto stretto, ma anche il non detto. Volevo entrare in un commissariato siciliano, occuparmi di indagini, conoscere la mafia e combatterla. Solo che quel 14 settembre del 1992 noi avevamo un appuntamento e ci incontrammo a Mazara. Dopo l'aperitivo mi chiese di accompagnarlo a Castelvetrano per un'indagine. Andammo al bar per un caffè e i nostri sguardi incrociarono quello di Matteo Messina Denaro. Il boss era ancora libero. Noi ci scrutammo a lungo, lui sapeva tutto di noi, come noi sapevamo tutto di lui. C'era una strana aria quel giorno. Rino nascondeva a fatica la sua preoccupazione. Ricordo le sue parole, l'espressione sul volto. Mi mise una strana angoscia. A Mazara prese una vecchia panda del commissariato, doveva andare a Trapani. E mi chiese, ma accompagni? Io non lo feci, dovevo andare a pranzo dai miei. Perché mamma aveva preparato il ragù di tonno. E allora eravamo a pranzo quando ad un certo punto sentimmo una sirena sotto casa, perché in Sicilia si vive così. Poi un'altra ancora e avevo capito che era successo qualcosa di grosso. La mafia aveva cercato di uccidere il commissario Rino Germanà. 14 settembre 1992, litorale di Mazara del Vallo, lungomare Tonnarella. Il commissario Rino Germanà guida una vecchia banda della polizia. Dietro di lui una Fiat Tipo. A bordo ci sono i killer che devono eseguire la sentenza di morte ordinata da Totò Riina. Sento il rumore del motore, un'accelerazione strana. La macchina che mi seguiva richiedeva la terza, ma l'autista era sempre in seconda, come se avesse necessità di tenere la velocità bassa. Suonò anche il clacson, allora mi allarmai. Guardai dallo specchietto e mi accorsi che l'uomo che sedeva accanto al guidatore si stava sporgendo dal finestrino. Imbracciava un fucile. Sparò. Uno, due, tre colpi. Ero stato colpito. Sanguinavo. Ero vivo per miracolo. Qualche anno dopo, Gioacchino La Barbera, uno degli autori della strage di Capaci, fattosi pentito, racconta la verità su quel fallito attentato. Era stato Totò Riina in persona a ordinarlo. Le indagini di Germanà sui rapporti tra mafia, politica, massoneria davano fastidio. Per questo Totò incaricò suo cognato Luchino Bagarella di farla finita. Io guidavo la Fiat Tipo, Bagarella era seduto davanti con un mitra Kalashnikov. Dottore, una cosa fine, un'arma infallibile. Ma Luchino non aveva mai voluto sapere di imparare a usarla. E per questo mancò il bersaglio quando sparò. Due raffiche, dottore. Ma il commissario la fece franca. Dottore, la verità è che Luchino Bagarella era una minchia. Nell'inchiesta spunterà anche la presenza di alcune talpe nel commissariato di Mazara, poliziotti venduti che informavano i vertici di Cosa Nostra sulle indagini e gli spostamenti del commissario. 15 anni così con 4-5 ore di sonno per notte. Quando ci fermiamo a fare un bilancio del nostro lavoro stentiamo a credere a quello che abbiamo fatto. 3.000 missioni. Calabria! Il paese più povero d'Italia, di Enrico Fieri.